degno d'essere considerato in quanto prefabbricato da chi mi ha scolpito, assemblato e gettato in questa realtà dove la gente non se ne fa niente della propria umanità. Io ve lo giuro che mi sto mettendo d'impegno per poter far parte del regno ed essere rispettato, anche se non sono nato da un comune apparato ma dall'abilità delle mani di un vecchio mastro falegname, artigiano dotato di gran creatività. Ma anche di questo la gente non se ne fa niente in quanto c'è un basso tasso di vitalità. Di tenere un cuore caldo sotto il petto, ma anche voi invidiate me perché possiedo un bel cassetto. Possiedo un bel cassetto. Sì! Mi dovrei accontentare d'essere un comodino, non invidiar la carne e il suo tragico destino. Non vorrei fare la fine del mio povero cugino, ma sì, lo conoscete, è Pinocchio il burattino. Che cretino, ci teneva tanto ad essere animato, promise d'essere buono ed ora un uomo è diventato. Che peccato, l'han fregato, lui non ha capito niente. Non serve essere veri per competere alla gente, stranamente non ancora estinta, sincera raramente, principalmente finta. Io nascondo loro armi, droga e lettere d'amore, frasi deprimenti scritte in preda ad un profondo malumore, ricette del dottore, foto da dimenticare e tante altre cose che è meglio non mostrare. Fate come vi pare, ma io ve l'ho detto, tutta la vostra vita sta dentro al mio cassetto. Pensateci due volte prima di trattarmi male. O mio fratello armadio si potrebbe anche incazzare ed esibire quegli scheletri che tanto nascondete. Sarò anche un comodino. Ma possiedo ciò che siete!